in collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene. Ringa, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre. Oggi la puntata più dedicata, lo sapete, alla città e mai meglio del tema che abbiamo scelto per la prima parte, cioè quello di raccontarvi e presentarvi il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, che saluto e ringrazio perché è già qui, Alessandra Richetti. Buonasera. Buonasera, buonasera. È diventato ufficiale, ma insomma l'avevamo già detto, capito. Voi avete spoilerato. Come si dice oggi. Quindi adesso la conosceremo un po' di più. Volevo ringraziare intanto invece i telespettatori, ieri alla faccia di Sanremo, insomma siamo andati alla grandissima, quindi grazie a voi, una puntata molto seguita con temi caldi come sempre, insomma cominciamo dall'intervista al governatore, il tema della scuola, insomma tante cose che ovviamente stanno a cuore. C'è una novità però che oggettivamente un po' ci aspettavamo e lo sapete, il Friuli Venezia Giulia intero diventerà arancione lunedì purtroppo, e quindi questo è lo scenario che ci aspetta, perché non è tanto l'RT ma il numero di contagi comunque in forte preoccupazione, quindi questo secondo la telefonata intercorsa stamattina tra Speranza, il ministro, e il governatore Federica, e poi confermato appunto da quanto deciso nel pomeriggio. Bene, questo è, ora torniamo agli aspetti della città. Su quel che invece è la puntata di stasera, dialogheremo con Alessandra Richetti, ora la conosceremo meglio, aspettiamo anche Nicolò Giraldi di Trieste Prima, con cui intervisteremo Alessandra Richetti, poi il dibattito con gli altri ospiti, e nell'ultima parte ci tengo molto perché è una delle emergenze, non c'è solo quella della vaccinazione e della salute, quindi di questa pandemia, di questa emergenza da affrontare, ma c'è quella che è legata alla povertà ed è un dramma, forse abbiamo intuito un po' tutti di che dimensione, ma è cresciuto in una maniera esorbitante nell'ultimo anno proprio per colpa anche di questo virus. Quindi insieme al Presidente della Caritas, Don Alessandro Modeo, e Marco Aiello faremo molti approfondimenti proprio su questo aspetto. L'ho visto, eccolo qua, vai Nicolò, ciao, ti vedo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera e ben trovato, Marco Aliotta nell'ultima parte, ho sbagliato, insieme a Don Amodeo e chiedo venia. Allora, Richetti, quindi deciso, ora ci deve raccontare un po' di lei. Il fatto, sa cosa, di solito quando dicevano i 5 Stelle no, ancora non abbiamo scelto il nome per ultimo, prima il programma, quindi immagino allora a questo punto il programma sia deciso. Il programma, beh, il programma comunque di base ci stiamo lavorando, continuiamo a lavorarci, a mio avviso c'è ancora, ci sono una serie di punti che vanno ancora sviluppati, perché mi piacerebbe proprio cercare di farlo diventare sempre più vicino al nuovo mondo. Io, scusatemi, ho questo pallino. E per il nuovo mondo qual è? Quello del green o quello del dopo pandemia? Che cos'è questo nuovo mondo? Non è un dopo pandemia, è il mondo che si è creato dal 2020. Allora, la situazione è cambiata, non è, secondo me, quello che si sta valutando in maniera non adeguata è che anche se il Covid finirà, non si torna indietro, cioè le aziende hanno sperimentato modi diversi di operare. Cioè quel livello di testa, smart working io, che noi facevamo esempio, meno rispetto ad altri paesi. Faccio un esempio concreto, io lavoro presso il centro internazionale a Miramare e un sacco di scienziati, studenti in continuazione a visitare Trieste, a essere presenti e a fare i corsi. E adesso si è sperimentato che attraverso il Zoom, tutte le videoconferenze, certo, si ottimizza. Puoi avere non solo i 50 persone, ne puoi avere 500. È certo. Però questo ha cambiato
dando delle potenzialità completamente diverse, apre veramente un mondo diverso, ha accelerato la parte tecnologica. Allora, voglio rispondere, non so perché sia arrivato questo messaggio, forse hanno interpretato male quanto detto nella diretta poco fa con Marco Stabile, il medico Franzin, medico di base. L'accordo nazionale, quindi tra governo diciamo e sindacato dei medici di base, è 6 euro a vaccinazione, quindi io non lo so qui come possano chiedere 32 euro, se è vero o non è vero che i medici di base hanno chiesto 32 euro a vaccino, quindi diciamo un introito per il medico di base nel momento in cui fa un vaccino, ma non è certo a pagamento il vaccino diciamo per noi cittadini, ecco, non so che cosa abbia interpretato, forse male ho capito questo nostro telespettatore o telespettatrice. Senta, alla Marzullo devo chiedere, si faccia una domanda, si risponde, no, nel senso, si presenta, cioè chi è Alessandra Richetti, per chi non la conosce, lei è presidente circoscrizione, adesso. Attualmente esatto, presidente politicamente... della sesta circoscrizione, nuova. Però, nella vita? Nuova della politica, perché ho iniziato come presidente di circoscrizione in questo mandato. E nella vita, inizio dalla fine, sono nonna oltre che lavoratrice, ho due nipotine, ho lavorato da tempo non solo nel pubblico, non solo nell'internazionale, ma anche nel privato, quindi ho sperimentato tutte e tre le tipologie di lavoro. E quello che insomma mi caratterizza è che da giovanissima ho iniziato a lavorare nel terzo settore, con il sociale, collaborando per esempio anche con la comunità di San Martino al Campo nella lotta come insegnante, nella lotta dell'abbandono scolastico. Senta Richetti, lei è più il Movimento 5 Stelle ortodosso o il Movimento 5 Stelle di oggi? Ah, caspita, che domanda. No, vabbè, perché qual è il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle in questo momento sta cambiando. Perché ha detto moderato e europeista, no? Ha detto Di Maio anche. Chiaramente sta cambiando. Ed è giusto che sia così. L'esperienza del governo di fatto ci pone ad essere una forza completamente diversa da la forza di piazza. E secondo me, ecco, in questo senso è assolutamente un bene. Ritengo che sono validi i movimenti come i movimenti delle sardine, ma anche come erano i grillini all'inizio, no? Questo bisogno di andare contro un qualcosa che non ci piace. Però la maturità avviene quando non si va contro, si va per costruire qualcosa. O se ne diventa parte. Allora, come ho detto, si può lavorare, si può giocare restando fedeli anche ai propri principi. Mi è difficile dire far parte della politica perché ammetto che sono convinta di fare politica, ma non mi sento un politico ancora. Allora, dico due cose e voglio ritornare all'amico. Anche sperimentando quello che ho visto poi nei politici che ho incontrato. Adesso, allora, dopo di lei dialogheremo un po' sulla città e ovviamente i temi, quello che ci racconterà lei, con Andrea Mariucci, con Stefano De Colle del Partito Democratico, con Radames Razza, insomma, e Elena Danielis, sua collega. Prima di lasciare la parola a Nicolò Giraldi, anche per altre domande da parte sua, hanno scelto lei perché è quella più dialogante, cioè diciamo da questo punto di vista, quindi quella che un eventuale accordo o percorso comune con il Partito Democratico lo potrebbe digerire in questa corsa alle elezioni comunali di Trieste? No, non è stata quella la motivazione. Però c'è questo scenario eventuale? Cosa ci sarà? Non ho ancora la sfera di cristallo. Le donne sono streghe, è vero? Sono sicuramente più furbe di noi uomini, questo non c'è dubbio. Però, vediamo. Allora, io continuo a pensare che sia importante dialogare e ho comunque, pochi sanno che io sono presidente di circoscrizione di minoranza. Ciò vuol dire che il mio peso vale 3 su 12 consiglieri.
sono riuscita a portare avanti il programma del movimento perché avevo dietro le persone. Allora, quello che mi interessa, e colgo l'occasione che magari sono proprio in televisione, chiamo le persone, è fondamentale. Cioè, il fatto che ci siano i cittadini dietro, che si vada al voto, mi permette comunque di portare avanti quelle che sono le istanze della gente. Senta, però non si vota al di là adesso, delle baruffe. Certo, e questo, e non si vota adesso, no? Molto probabilmente no, sarà ottobre. Si andrà, specialmente meglio, adesso. Meglio? Chiaramente, per farvi conoscere, però. Insomma, è inutile che ci raccontiamo. Io sono conosciuta sicuramente nel mio territorio, nella sesta circoscrizione. Sono anche riconosciuta nel mondo triestino, però devo farmi chiaramente conoscere. Mm-hmm. C'è un altro aspetto. Il Movimento 5 Stelle che ha subito con le scelte nazionali sicuramente un attimo di confusione. Più che altro il vostro elettorato anche. È questo che anche è... l'elettorato, ma questo mi preoccupa di meno. Continuo a essere una che si preoccupa, capisco, essere per arrivare a un obiettivo devi essere eletto, questo mi è chiaro, però... In questi 5 anni io ho sempre lavorato pensando di più al risultato che ai voti. Vede, se i 5 Stelle si alleano al PD perderanno molti voti, il PD non lo vuole più nessuno, questo è un commento, diciamo, però. Allora, Nicolò Giraldi, responsabile di Trieste Prima, ciao Nicolò. Allora, che domande hai per il candidato sindaco Richetti? Ciao Ferdinando, buonasera a tutti. Buonasera. Prima di un paio di domande, se vuoi ti do un'ultima ora di un blitz della polizia in piazzetta Barbacan, dove insomma, sono stati fatti un sacco di controlli e sarebbero volate insomma, un po' di multe sui titolari dei locali che annunciano insomma, una partecipazione a protesta andranno a trovare, dicono, Bruno Vesnaver, presidente della FIPE regionale, insomma lunedì mattina. Ma erano aperti oltre le 18 o c'erano assembramenti? La polizia è arrivata subito dopo le 18, insomma c'erano ancora ovviamente un sacco di avventori, la piazzetta era ancora piena, però insomma loro dicono che stavano sbaraccando tra virgolette, però insomma i controlli e le multe sono state fatte. Comunque, insomma, questa è insomma, una sorta di ultima ora, anche perché hanno discusso veramente a lungo, insomma, come c'è stato confermato da alcuni titolari dei locali della piazzetta. Quindi, insomma, è una notizia a tutti gli effetti. Chiaro. Insomma, a due giorni dall'entrata in zona arancione, dove poi i bar chiuderanno e saranno chiusi per i prossimi 15 giorni. Ma anche perché, Nicolò, non nascondiamocelo, più volte si è detto qui i controlli non li fanno, no? ci si è lamentati. Esatto, questo è vero. Senti, tu questa mattina eri alla presentazione, no, del candidato sindaco Richetti. Sì. Insomma, c'è stato l'endorsement pubblico da parte del ministro Patuanelli, insomma c'è stata la partecipazione in presenza della deputata Sabrina De Carlo, insomma tutto va in una direzione insomma, prospettata e annunciata, diciamo così, già dalla stampa nei giorni scorsi. A quella che è, insomma, non lo nego, la mia presidente di circoscrizione, perché vivendo a San Giovanni, nel rione di San Giovanni, Sandra Richetti è la mia presidente di circoscrizione. Bello! Sì. No, bello sentirsi dire la mia, perché mi fa piacere. Beh, insomma, a tutti gli effetti, insomma, svesto i panni di giornalista, insomma, per certi versi, però al di là di tutto... il senso delle mie domande, insomma dei quesiti è anche un po' questo. Andiamo verso un ascolto dei territori, andiamo verso probabilmente anche, non nascondiamocelo, insomma un primo turno dove ognuno per sé, Dio per tutti, poi molto probabilmente al ballottaggio insomma ci sarà
Questo che è l'obiettivo probabilmente delle opposizioni, cioè Qualche accordo. mandare a casa il sindaco di piazza, non sarà certamente un'operazione semplice e facile. Quindi la mia domanda è come si coniuga, come si va effettivamente ad un voto del genere dove appunto all'interno del movimento, lo menzionava Ferdinando prima, probabilmente c'è ancora uno zoccolo duro dell'uno vale uno, effettivamente dell'ortodossia, diciamo così, grillina, e dall'altra parte invece c'è probabilmente una spinta anche interna del movimento. Ricordiamo che probabilmente lo scisma di Battista a Trieste non ha provocato questo No. grande terremoto interno. Come si coniuga il tutto? Cioè della serie andiamo alle elezioni, andiamo in campagna elettorale con l'obiettivo di mandare a casa il sindaco di piazza e la giunta di centrodestra e poi sedersi a un tavolo e discutere di assessorati, di commissioni e via dicendo, oppure, come dire, Va da il solo il percorso Movimento sarà 5 Stelle fino alla fine. Certo, chiaro. esatto. Allora, sì, l'avevo. È una domanda che mi viene fatta Per forza, perché ripetutamente. ci arriva da Roma, diciamo, no? Da quello che succede a Roma, quindi. Rispondo quello che ho risposto prima. E in questo momento io continuo ad avere come obiettivo quello del costruire proprio non solo il programma, ma costruire gli ascolti, costruire quello che permettetemi, veramente la situazione è cambiata e quindi ho bisogno di tastare nuovamente il polso della situazione. L'ho detto anche stamattina, non mi piace l'idea di questa, scheda elettorale a copertina, perché quello che si prospetta è Tanti candidati, una lo so. follia, questa è una E noi follia, abbiamo la par condicio, si questa è una figuri. follia. Allora, il Movimento 5 Stelle deciderà, come siamo, per cui io su questo non posso rispondere. Io continuo a rispondere che sono una persona che cerca di Senta, dialogare allora, con. rigiriamola perché è interessante appunto l'aspetto sottolineato da Nicolò e quando vai Nicolò andiamo pure con un'altra domanda, ma Sì. il problema è, lei questo entusiasmo lo vede? Allora, da parte sua è chiaro, il problema è Entusiasmo di chi? delle persone, cioè io le dico Allora, dei triestini, no, coinvolgerli nell'interesse della propria città, coinvolgerli in un progetto, coinvolgerli magari in un progetto che è quello del Movimento 5 Stelle, che hanno visto un po' mutevole, ecco, nell'ultimo periodo. Poi l'amministrazione è un'altra cosa rispetto al governo, per carità, però come si fa a coinvolgere le persone? mi interessa coinvolgere, qua cercherò di essere chiara, perché non è facile come discorso. Mi interessa far capire ai cittadini che il mio obiettivo è far funzionare la città, prima ancora della progettualità, per quello del Movimento 5 Stelle. La progettualità del Movimento 5 Stelle è far funzionare le cose, ok? Quindi non è tanto il proporre il prodotto Movimento 5 Stelle, e penso di averlo dimostrato in questi 5 anni in cui mi sono preoccupata poco del mostrare quello che facevo, ma ottenere dei risultati. E quello che io vedo adesso è che abbiamo una città che non sta funzionando, ma adesso è fondamentale che funzioni nelle cose Senta, piccole. Righetti affronta il tema del tram. Beh, Che si insomma, fa? intanto non sono lì, per No, ho cui capito, però diciamo, sul parliamo di tram. cose, sono No, sicuro, parliamo su Nicolò cose concrete, magari le parliamo su chiederà cose. dell'acqua marina, cioè quelle cose Allora, che no, prendono, no? ma prendiamo le cose concrete. Bando, il bando è interministeriale che dovrebbe far arrivare qui 15 milioni di euro se siamo bravi, ok? 2 o 3 settimane fa la giunta ha fatto l'articolo, abbiamo fatto un ottimo progetto per portare la riqualificazione immobiliare di tutte le case ATER. Io quel bando me lo ero guardata, letta e riletta, non è un bando che andava in circoscrizione, ma come ho letto quel bando mi si è illuminato un mondo. Io ho visto tutte le necessità di San Giovanni, ok?
Mentre tutte le necessità di San Giovanni vuol dire tutte le cose che i cittadini chiedono da tempo: ricreatorio, riqualificazione anche energetica. Quindi che avrebbe dice, portato quei soldini non vanno nelle cose verso le cose giuste. Peggio, quello che dico è una cosa peggiore. Quel bando aveva delle caratteristiche molto specifiche. Questo è un errore che io ho visto fare sia la giunta Cosolini che la giunta di Piazza. I bandi che portano soldi sono spesso presi così, boh, insomma, c'è, facciamo. E non si guarda tutti i punti che sono importanti per ottenere un buon piazzamento, perché ricordiamo che qui arriveranno in regione 2 o 3 bandi, vinceranno la lotteria, diciamo. Quindi era importantissimo che venissero toccati tutti i punti. Il paradosso è che si potevano toccare tutti i punti richiesti dal bando accontentando i cittadini. Cosa che secondo lei non si fa in questo caso. Beh, insomma, Nicolò? Una riqualificazione immobiliare. Chiaro. Domanda per Alessandra Richetti. Vai, Nicolò. Sì. A me viene in mente il fatto che molto probabilmente non solo a Trieste, ma insomma è stato ricordato anche a livello nazionale, non abbiamo molto idea di come si scriva un bando e di come si possa accedere effettivamente a finanziamenti europei. Siamo tra i paesi europei che vengono insomma sanzionati di più perché non spendiamo i soldi che l'Unione Europea ci dà. Mi chiedo, ed è un qualcosa che anche da privato cittadino posso condividere in pieno, come si fa a spiegare alle persone che ci sono dei soldi a disposizione e che si possono utilizzare e che si possono utilizzare per fare dei progetti estremamente importanti per migliorare il territorio, il benessere, la qualità della vita, se poi in effetti la classe dirigente o gli uffici, ma in realtà gli uffici sono spesso molto preparati e probabilmente la classe dirigente che non lo è e non sa leggere i bandi e i finanziamenti che si possono utilizzare. Quindi per cambiare e rivoluzionare effettivamente questa città nel post di piazza, che si auspica Alessandra Richetti, che non vinca di nuovo che non vinca di nuovo appunto l'attuale sindaco, è un problema, cioè è una crescita non da poco, cioè quando mettete capolista Elena Danielis, che è, come dire, lavora effettivamente anche nel quotidiano, nella progettazione, nei bandi e via dicendo, è un investimento che probabilmente voi fate anche insomma per il futuro e per la città stessa, e viva Dio che ci sia. Tuttavia la dimensione generale è una dimensione non così rosea, la maggior parte delle persone faticano a parlare una seconda lingua che non sia il dialetto triestino, rendiamoci conto, o l'italiano a Trieste. Quindi quando noi ci rapportiamo con Bruxelles, Strasburgo e via dicendo, con un banale interreg Italia, Austria e Slovenia, non è semplice. Tu vuoi sapere se fa l'assessore ai fondi europei? Cosa vuoi sapere? Andiamo in quella direzione, cioè al di là mi par di capire che il problema sia una questione di assessorato o un problema di come scrittura anche, no? Io penso che diceva che sia difficile spiegare ai cittadini un programma di questo genere. Questo. Allora lo spiego in un'altra maniera. Come fate a cambiare tutto quanto nel momento in cui è la stessa classe dirigente che non è magari potenzialmente in grado di portare a casa quei bandi? Chiaramente. Cioè io vado in Rione, vado nel bar e dico sì, perché faremo il progetto europeo e via dicendo, porteremo a casa i soldi. Bene, se poi la classe dirigente non è in grado di portare a casa quei soldi o li porta a casa ma non sa spenderli, è un problema di credibilità. Allora, chiaramente. Non è un problema di credibilità 5 Stelle, è un problema di credibilità di classe dirigente nazionale. Richetti? Allora, io ho trovato un comune che ha delle professionalità eccezionali, però molto sottoposte all'usura, nel senso che proprio sono
veramente appesantite e ridotte. Lo stesso articolo del giorno, l'ha detto, molti meno dirigenti, sì, l'aveva detto sì, ho capito, però lì mi sono cadute veramente le braccia, perché io quello che ho visto è che non è stato pianificato proprio il cambiamento delle persone che andavano in pensione, perdendo delle competenze che adesso sarà difficile recuperare. Quindi sul personale bisogna investire, assolutamente. Dobbiamo recuperare, secondo me, una delle cose che dovrà fare il nuovo sindaco è recuperare le competenze e le professionalità in comune e sostenere quelli che stanno lavorando. Do la risposta a quello che è stato. Io voglio una cosa che. La risposta, perché lui parlava di comunicazione difficile, vero, parlare di bandi è difficile. Allora parliamo di qualcosa che il cittadino capisce meglio. Arrivano, fanno i lavori per la strada. Le aziende lasciano, non so se avete visto, in giro per Trieste, tutte le strade come fossero passati i carri armati. Cioè i lavori che vengono lasciati in giro, cioè l'asfalto che viene lasciato, è completamente, cioè con delle cunette, delle montagnole. Cioè lì, non c'è cura, lei dice, nel lavoro fino in fondo. Non c'è, chiaramente, e ho parlato con gli uffici cercando di capire il motivo per cui, pur segnalando che a fine lavori il lavoro non era fatto a regola d'arte, come mai quei lavori non erano stati portati a termine in quella maniera. Bene, il problema è che lì manca di mettere una direzione dal punto di vista politico che dica il lavoro deve essere fatto in una certa maniera. Se non lo fai in una certa maniera ti metto una penale. Non vanno a pagare. Chiaro. I allora, triestini. Mi dico una cosa, però, perché quello capiscono i triestini. È già volata mezz'ora, abbiamo 3 minuti ancora e voglio stare su altri temi concreti. Uno è questo, quelle cose che piacciono ai grillini, che ci siamo sentiti proporre in campagne elettorali più volte, cioè per esempio un nuovo tipo di mobilità, cioè la gratuità dei bus per i residenti, è una delle cose che avete in animo, in mente? Cioè, allora, ce la può dire una cosa che avete pensato, che probabilmente proporrete, o è troppo presto? Allora, di mobilità abbiamo già iniziato. Questa che di solito no, qualcuno proponeva intanto più volte. Intanto van cambiate. Allora, quello che è stato proposto è stato di rimodificare, rivedere le linee urbane, proprio cercando di ottimizzare le linee, perché quello che è stato notato è che un sacco di linee sono vuote durante il giorno, ci sono delle linee che si sovrappongono e questo aumenta determinati costi perché sono comunque linee vuote. Alcune zone non sono servite, per quindi esempio, rimodulare per raggiungere quelle zone lì. Per cui in questa maniera risparmi da una parte e vai a... Una delle cose che sicuramente lei vorrebbe, chiamiamola firma Richetti nella candidatura, nel programma, l'ha già pensata? Io guarderei veramente... il mio obiettivo, e lo dico prima, è proprio il funzionamento, quello sì. Quello mi interessa. Mi interessa che ci sia che ci siano due persone che si occupano di coordinare i vari servizi, quello della salute e quello in qualche maniera il city manager, per capirci. Sì. Quello che mi va a pianificare anche gli sviluppi dei territori. Questa è la parte che il mi city interessa. Manager. Nicolò, city manager, attenzione, disability manager, cioè ecco. il coordinare le istituzioni, le realtà, il terzo settore, in modo che le cose funzionino meglio. Nicolò? Vanno di moda gli ambassador più che i city manager. Bravo. Ambassador. E c'è l'assessore al recovery fund, che invece è stata a Treviso la prima a proporlo, poi adesso un po' tutti. Ti chiedo flash, Nicolò, che così, perché poi dobbiamo chiudere. Vai. Velocissimo, perché dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, è estremamente importante la
sottolineato anche la Elena Danielis, ma insomma tutto il Movimento 5 Stelle oggi in conferenza stampa. C'è un discorso da fare sul Carso, cioè il recupero dei servizi Assolutamente. essenziali sul Carso, sull'altipiano. Il Carso non può essere messo da Sentirsi abbandonato, parte, sì. fa parte di Trieste, fa parte del territorio a tutti gli effetti. Il Carso però è una terra difficile sia dal punto di vista geologico ma anche dal punto di vista culturale e soprattutto anche politico, insomma, se guardiamo alla sua storia. Qual è? Cioè, i contenuti per andare a portare dei servizi che vadano veramente da Repen a Sgonico, al di là del fatto che insomma siano fuori comune, per l'amor di Dio. Però il Carso non è solo il Carso di Basovizza che è all'interno del comune di Trieste o altri territori. Cioè, quando si parla di Carso si parla di qualcosa di più. E quindi ci piacerebbe sentire da parte del Movimento 5 Stelle qualcosa, insomma, di concreto. Per portare i servizi, cioè banalmente manca l'ufficio degli usi civici, mancano gli autobus, Manca i mancano medici. servizi essenziali, cioè banalmente se si vuole portare una comitiva di turisti non c'è un posto potenzialmente dove far dormire più di 15 persone in giro per il Carso, cioè si fa molta fatica, quindi come si fa? Chiaro, Come si chiaro. fa a portare anche il Carso in città? Alessandro E Richetti? viceversa. Da lì è proprio co da cominciare anche i trasporti, servizi essenziali come fognature che mancano, recuperare una serie di edifici che peraltro è un problema che anche Trieste, non solo il Carso, ci sono un sacco di edifici che sono là abbandonati come patrimonio. Che abbiamo ricevuto e proprio si sta deteriorando. Ma anche lì serve veramente, per quello parlavo di city manager, perché pensavo a una visione completa perché va a toccare anche lì quelle che sono le specificità di quel territorio. Mancano le fognature, cioè i problemi sono veramente tanti. City manager, però, diciamo, una delle cose più. City general non è una parola, non mi piace perché è purtroppo un inglese e io preferisco, diciamo, una figura che vada a dialogare con il territorio, magari anche con le circoscrizioni, e che sappia e le altre realtà, le aziende, le piccole Senta. imprese. Ultimo, ma davvero un flash, è Paolo Menis, uomo di esperienza, con già due candidature, diciamo, a sindaco, in questa città, deve Ha dato la disponibilità di essere al nostro fianco e quindi godremo della sua disponibilità. Va bene, grazie ad Alessandra Richetti, candidato sindaco al Movimento 5 Stelle a Trieste, tanto qui avremo modo ancora di conoscerla a Grazie lungo, perché a voi. insomma, abbiamo capito che si voterà ben dopo l'estate. Grazie anche a Nicolò Giraldi, Trieste Prima, responsabile, ciao. Grazie Ferdinando, Ciao ciao a tutti. Nicolò, un abbraccio, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, vi presento gli altri ospiti, commentiamo tutti gli altri temi, a tra poco. Io purtroppo ho quasi 80 anni e ho un po' di paura perché questi ragazzi e anche le persone anziane che sono sempre sedute qua No, ma non hanno la mascherina, sono attaccate l'una all'altro. Quando ci sono anche i bambini qua dietro che c'è i giochi e le mamme sono attaccate all'altra, non pensano ai problemi che possono portare avanti dopo tutti questi problemi qua. molto dura, francamente, perché anche il commercio è quello che è, come lei può vedere, c'è pochissima gente che cammina, c'è un clima un po' di paura e di conseguenza tutte queste notizie negative riportano percussioni soprattutto sul commercio, che già c'è un problema di fondo che la gente ha meno posti di lavoro, di conseguenza meno soldi per spendere, di conseguenza meno consuma. E noi ne paghiamo tutte le conseguenze. Per me il lavoro è vita, ma nient'altro, bisogna vedere come si va avanti.
Se da un lato il Covid è realmente presente nelle nostre vite quotidiane e soprattutto anche in quelle dei bambini che si pensavano essere gli intoccabili da questa malattia, ma così non è, e quindi dobbiamo correre verso i vaccini, aumentare i vaccini in maniera proprio esponenziale, essere noi genitori anche i primi a voler vaccinarci per il bene dei nostri figli. E d'altro canto bisogna anche tenere presente le problematiche dei lavoratori, perché da genitore, nonostante il mio lavoro funzioni, mi metto nei panni di coloro che si ritrovano dall'oggi a domani a casa e non se ne esce. È meglio che chiuda tutto completamente, meglio. Quindi anche magari le scuole, visto che i contagi tutto, sono... Tutto, è meglio che chiuda, perché sennò sta gente qua... Molto brutto, e c'è la gente che non rispetta per niente le regole. C'è l'ultima botta, sperando di riuscire ad andare avanti. È chiaro che è pesante, soprattutto per i bambini. Io vedo che l'attività sportiva è difficilissima, stiamo perdendo soldi giorno dopo giorno. Evidentemente questa, se è l'ultima prima di questo vaccino, ma il problema rimane quello. Se non arriva i vaccini, penso che si trascina tutta questa situazione finché non li avremo. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Allora, torniamo in diretta dunque dopo aver presentato il nuovo candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Sandra Richetti. Saluto Elena Danielis del Movimento 5 Stelle, bentrovata. Buonasera. Radames Razza della Lega. Buonasera a tutti. E poi c'è Andrea Mariucci di Forza Italia. Buonasera. Stiamo aspettando Stefano De Colle del Partito Democratico, dovrebbe collegarsi a breve. E vi ricordo che alle 22:25 circa, appunto, invece l'ultima parte dell'approfondimento sui temi della povertà, raddoppiati i nuovi poveri, raddoppiati i poveri a Trieste, purtroppo, sono dati della Caritas e ne parleremo. Insomma, adesso abbiamo più candidati che certezze, mi sembra di capire, o no, Razza? Cioè, questa campagna elettorale che doveva partire, ma alla fine... Doveva partire e partirà più avanti, faremo una campagna elettorale estiva, credo, a questo punto. Non lo so, è convinto che sia settembre o no, credo ottobre, perché... sicuramente, ottobre. Quasi certamente andremo a votare ad ottobre, in un weekend però abbastanza particolare qui a Trieste, perché ci sarà la Barcolana. Sì, sarà quello, no? 10-11 ottobre è l'indicazione da parte del governo a Roma, però può essere che qui in regione, essendo una regione stato speciale, opteremo per un'altra data, visto che 10-11 ottobre c'è proprio il weekend della Barcolana. Beh, però Federica ieri però effettivamente... Detto, che problema c'è? Si va a votare 5 minuti e poi si va a vedere la Barcolana. Certo, ovviamente. Se tutto si potrà fare Esattamente, bisogna vedere un po' di... Comunque, insomma, possiamo andare a qualsiasi data. Che noi... Perché poi il caso è strano. Non credo, no? Ci siano grossi problemi. Che in realtà, siccome l'abbiamo già vissuto anche con le elezioni regionali in Veneto, no? Votiamo d'estate, votiamo quando doveva essere, nel 2020, no? Le regionali ci sono state. E non si è votato nel periodo previsto, si è votato poi in autunno, no? Diciamo dopo l'estate. Ma... con il rischio, secondo me, che poi ci fosse il rialzo, che di fatto poi c'è stato quello dopo la riapertura delle scuole, dopo un po'. Quindi, insomma, qua se poi non vacciniamo le persone, però. Federica ha detto che dopo il primo incontro che ha avuto oggi con il generale Figliuolo si vede il cambio di passo. Vedo, va bene così, fermola, perfetto. Stefano De Colle, ben trovato. La vedo ma non la sento. Provi un po'? No, vediamo. Provi a parlare, io non... Mi sentite adesso? Eccolo qua, adesso la sento. Buonasera, ben trovato e grazie per esserci. Buonasera a voi. Allora, ha avuto modo di seguire l'intervista con la Richetti? Abbiamo presentato un altro candidato sindaco. Sì, l'ultima parte l'ho sentita, soprattutto quella sul Carso. Ecco, De Colle, però non si è candidata a Muggia, insomma, questo è importante, no? Perché là c'è affollamento lì, com'è? Sì. A Muggia abbiamo cosa ragionare. Vabbè, giusto così o no? Adesso è soddisfatto? Beh, passo indietro di Laura Marzi, lì, no? Il percorso è stato un percorso che ha avuto le sue curve, però è un percorso che fa parte della politica. La politica non è un gioco per signorine, no? Come si dice. Allora ci sono ostacoli da superare, però adesso, insomma, credo che la situazione sia un po' più delineata all'interno del centro-sinistra. Abbiamo molte liste civiche, abbiamo molte proposte, abbiamo molti
molti dibattiti. È chiaro che adesso le elezioni che slittano da 8 mesi fanno sì che ci debba essere un attimo un respiro anche per capire cosa succederà a livello nazionale. Mm. Mi sarei aspettato De Colle candidato sindaco, non Bussani. No, De Colle fa quello che gli viene chiesto di fare, ecco, cioè sostanzialmente da molto tempo è così. È chiaro che poi sindaco è uno, assessori ce ne sono altri 6, consiglieri ce ne sono 12 di maggioranza, però siamo 13.400 persone che ogni mattina si alzano e si danno da fare per la comunità, perciò, come diceva Churchill, meglio essere utili che importanti. Allora cerchiamo di essere utili. Allora, Mariucci, non so se ha seguito l'intervista. È chiaro che adesso è difficile. Il city manager, diciamo, una delle proposte avanzate questa sera, no, Danielis, da Alessandra Richetti, però insomma, è molto presto, purtroppo. Quindi molti temi, insomma, cioè è difficile a volte snocciolarli. Stiamo sull'attualità e quindi tutto quello che accade, che cosa ne pensiamo su quel che accade. Adesso vediamo anche del tram, di questa chiacchierata. La battuta che, buonasera Stefano, che posso fare l'assessore De Colli, quindi Francesco Bussani, stai sereno? Cioè, esiste la candidatura di Bussani a Muggia, adesso non è che ci sono altre sorprese. Devo ammettere... Sibillino, cioè, pestifero, Mario, però l'avevo pensata male anch'io, devo ammettere. No, il problema del stare sereno è un problema che va al di là di quelle che sono le possibilità che ci sono in questo momento. Io credo che Francesco Bussani ha la possibilità di lavorare bene. È chiaro che in questo momento dovrà farsi carico dell'esperienza e dovrà farsi carico anche delle proposte. È stata fatta una scelta su una svolta e adesso chi l'ha fatta ha anche il compito di delinearla. Noi saremo con lui e lavoreremo con lui, come ho detto più volte. La scelta del sindaco Marzi è stata una scelta personale, su cui non si discute, perciò adesso va bene. Si lavora. Torniamo a Trieste, vi faccio vedere un'altra cosa, altro tema di grande dibattito, qui ne abbiamo discusso anche con Elena Danielis. Alla fine sono ripartiti i lavori per il tram, vediamo nel servizio di Gianluca Paladin. La ditta in subappalto in questo momento è al lavoro, sono iniziati i lavori come annunciato dallo stesso assessore Elisa Lodi, e adesso noi vi stiamo mostrando con le immagini quello che stanno risistemando gli operai e la ditta, che è quella in subappalto, che sta gestendo i lavori. Devo dire anche un'altra cosa, in realtà facendo un giro più su e seguendo i binari del tram abbiamo trovato altri operai, lavoratori che si stavano occupando di operare sui paletti, sui pali, dove verrà poi ovviamente reso il passaggio del tram con i fili, per vedere se all'interno di quei paletti stessi ci fossero detriti, e infatti ci hanno segnalato che hanno trovato di tutto all'interno dei pali del tram e hanno dovuto forare praticamente ognuno di questi per riuscire anche a smaltire tutta la vera e propria immondizia praticamente che c'era all'interno, e tutti i detriti che si erano accumulati, che hanno segnato con dei numeri tra l'altro le distanze tra i pali, e hanno anche cercato quindi di ripulire un po' tutta quanta la zona, dove si spera il più presto possibile riparta il tram di Opicina, più presto possibile perché i cittadini sono vogliosi di riaverlo. Ovviamente vado a chiedere un attimo anche alla signora, buongiorno, è contenta che riparte il tram di Opicina con i lavori? Magari, guardi, lo aspettiamo con ansia addirittura. È un problema anche adesso con questi trasporti, con i bus poveri. Hanno messo due o tre corse in più, però non è sufficiente per chi sta su, per chi sta nella zona di via Romagna. Come si fa? Via Cantù e via Ovidio, che non ci arriva col bus. Io ho dei nipoti che abitano in via Romagna e vengono da me quassù a piedi.
Allora, beh, questo Danielis almeno è un segnale positivo alla fin fine, perché il famoso bando che avevamo detto, scritto bene, male, è comparso Bandelli. Vabbè, dalla regia. Sono candidati sindaci. No, vabbè, dopo lo vedremo, per carità, però insomma, questo modello... Dappertutto candidati sindaci. Inseriscono dei messaggi subliminali, vabbè. Meno male che non siamo in par condicio. Meno male che sono ripartiti i lavori, meno male. Però il fatto è che sono ripartiti nel momento in cui avrebbero dovuto essere già finiti, nel senso che l'appalto era finito il mese scorso e i lavori avrebbero dovuto essere già conclusi. E la ditta invece, come sappiamo bene tutti, ha chiesto una proroga pari al tempo in cui avrebbe dovuto, sicché era evidente che la ditta nulla ha fatto in questo periodo e non si è ancora capito perché. E io mi rendo conto che c'è una certa difficoltà a fare appalti di questo tipo, perché gli appalti ferroviari necessitano di ditte particolari, però è anche vero che non ci si spiega come non ci si sia accorti in un anno e mezzo che la ditta nulla stava facendo, tanto più che questa cosa era stata invece notata dagli amanti del tram, che hanno dei gruppi su internet su cui ne discutevano animatamente da tempo, no? E io sono molto perplessa. Ho iniziato il mio mandato nel 2016, una delle prime cose che ho fatto è stato chiedere una commissione che analizzasse il problema del tram. L'incidente era successo da poco e da poco si era fermata la linea e si voleva capire i tempi in cui il tram sarebbe ripartito. Di promessa in promessa sono passati 5 anni. Sì. Cioè, diciamo una commissione avrebbe aiutato ad approfondire questo problema, no? Perché alla fin fine è pazzesco. Sì. Il punto è che direi che non si tratta di un successo di questa giunta, no? Razza? No, secondo me invece è un successo di questa giunta. Perché ci sono state varie vicissitudini negative, non imputabili, ricordiamo. Adesso mi fa sorridere. Non imputabili all'amministrazione comunale e al sindaco, lo sappiamo tutti. Come fa a essere un successo? Certo che è un successo. Certo che è un successo. Da quanti anni il tram è fermo? Io non parlo di amministrazione Cosolini, di Piazza, non voglio addossare la colpa a nessuno. Ma i lavori sono ripartiti? Si stanno sostituendo le traversine, i binari, tutti i marciapiedi. L'azienda aveva la possibilità fino al 12 gennaio di finire i lavori. Con il codice degli appalti, come sono stati messi, il comune non poteva intervenire prima. Non poteva intervenire, perché doveva aspettare la scadenza. Però, cioè, ma non è una scusa la burocrazia, non è assolutamente scusa. La burocrazia mette in ginocchio questo paese, l'esempio lampante è questo purtroppo del tram di Ovcina. Ma non parliamo del passato, io penso sempre al futuro. I lavori sono ripartiti, abbiamo visto anche delle immagini, si stanno facendo le traversine, i marciapiedi. Ancora un attimino di pazienza, però la ditta ha pagato una penale per il ritardo, sta pagando delle penali per il ritardo accumulato. In questo modo ripartono i lavori, adesso la gente vede. Sta vedendo che stanno ripartendo i lavori. Perché ridere? Cioè, non riesco a capire. Puoi dire che è un successo? Certo che è un successo. Chi ne ha fatto ripartire il tram? Ci sono stati ritardi di ogni genere, imputabili, ripeto, a varie problematiche. Non voglio dare la colpa. 5 anni. Abbiamo messo di meno a costruirlo. C'è stata la magistratura prima che andava. Ma ci sono tanti problemi. Sta di fatto che nell'amministrazione di Piazza il tram è ripartito e verrà portato a compimento. Perché noi immaginiamo e saremo sicuramente rieletti anche per il prossimo mandato, quindi concluderemo e finiremo noi tutti. Però sto parlando del prossimo mandato ripartito. Tutti i lavori. Ovviamente i lavori non si concludono in 6 mesi. Hanno giustamente bisogno di 2 mandati per i lavori non si concludono, non è un lavoro da 2-3 mesi. A rifare tutto l'impianto ci vuole il tempo, siccome siamo partiti in ritardo,
ma non parliamo del recente. Ti ho detto prima, i 5 anni non sono imputabili alle amministrazioni di piazza. Ricordiamo con Cosolini. Cosolini non ha fatto neanche ripartire, non ha neanche iniziato a far ripartire i tram. Non ha neanche iniziato. Consiglieri, io non... 5 Stelle, allora, chiedere all'Ustif come mai non ripartiva. Esatto, problema dell'Ustif, problema dell'appalto della ditta che è stata... Legge che l'Ustif diceva di aspettare carte dal comune, il comune diceva di aspettare carte dall'Ustif. Siamo andati avanti. Io non voglio dare, io so solo che in questa amministrazione il tram riparte. Il risultato bisogna vederlo al momento, perché le persone sono stufe di promesse, partirà, non partirà. In questo momento il tram è ripartito. Ma quante volte? Tram è ripartito. Ma lascia stare quante volte. Ha promesso che partiva il giorno dopo. Ma il sindaco dice delle cose, ma poi non dipende dalla volontà del sindaco. Certi eventi non dipendono dalla volontà del sindaco. Dai, cerchiamo di essere onesti intellettualmente. È colpa della burocrazia. Una buona parte colpa della burocrazia, molto burocrazia. L'Ustif ha bloccato per tanto tempo. Aspetti, razza, Mariucci. Mariucci pensa al tram che veramente si è nato disgraziato, e soprattutto in questi ultimi 5 anni, ma non è un fatto politico. La tragedia, scusatemi, passatemi questo termine, è che non è un fatto politico. Se vediamo, io vengo da un quartiere che si chiama Aquilinia, a Muggia, e lì c'è dalla fine degli anni 80 c'è un'ex raffineria, sono 40 anni che c'è un'ex raffineria che ancora non si è, siamo riusciti in parte a riqualificare, ora speriamo si rilanci. Gli ungheresi. L'altro giorno ascoltavo l'assessore Giorgi, mi sembra, che parlava di Roiano e quindi della caserma di Roiano, ha detto quando io avevo le braghette corte si parlava di questo progetto, sono passati altri 40 anni, allora dico una cosa, il codice degli appalti, quello di Renzi ci ha messo un po' del suo, perché ha messo un po' di sassolini negli ingranaggi che hanno rallentato le procedure quando proprio lo stato delle cose richiedono procedure più snelle. Il paese adesso ha bisogno di procedure più snelle. Se noi impariamo una delle pochissime cose positive, due cose positive del Covid, è che abbiamo bisogno di snellezza, di poche regole ma snelle, perché bisogna ripartire. Al netto del Covid, al netto di un anno di Covid, il tram ha avuto tantissime vicissitudini, ma ben terze rispetto all'amministrazione. Se ci fosse stato Cosolini, se ci fosse stato Razza, se ci fosse stato lei o Avalino come sindaco, sarebbe stata la stessa cosa. Non è un fatto di capacità o di incapacità della politica, è stato purtroppo lo stato dell'arte. E questo è una fotografia del paese, devo dirlo, purtroppo. De Colle, lei che idea si è fatto di questa vicenda da amministratore, di questa vicenda di Trieste sul tram, e poi volevo passare a un altro tema caldo, ovviamente. Cosa dice? Guardi, al di là del tema del tram, tutti abbiamo ragione a dire che è colpa del codice degli appalti, della burocrazia, che è colpa che fuori piove. Cioè le colpe, se ci sono, vanno individuate e verificate. Io credo che noi siamo in una situazione confusa, cioè io da 4 anni e mezzo, 5 oramai, tra poco ho anche l'assessorato sulle gare degli appalti, e vedo che con tutto il puntiglio che ci mettono i funzionari per far le gare che non siano impugnate, poi ci può essere sempre qualcuno che vada a impugnarla o qualcosa che vada storto. Credo che noi dobbiamo tornare all'essenza delle cose. Io per mestiere faccio un mestieraccio che è quello del geometra, un bel mestiere che adesso è poi 110%, cioè è un momento interessante. Col super bonus. Col super bonus per andare a vedere quelli che quanti sono. Quanti progetti approvati? Glielo posso chiedere? Nessuno, miei? Glielo dico io. No, suoi no, non vuoi questo. Ah, ecco. Nessuno, è vero? Nessuno. O no? Cioè, certo, sono pochissimi. Come mai? Perché siamo partiti da un provvedimento che doveva essere tecnico, siamo andati a finire un provvedimento che più di intendenza delle finanze, di agenzia delle entrate. Esatto. Perciò il 32 certificati, cioè già di tutto, è un macello totale. Sono delle cose, però è una cosa bellissima. Arriva fuori. Ritorno là, giusto solo per chiudere.
Fare oggi cambiare un serramento oggi a casa, poi si è in zona di vincolo, si rischia di non venirne più a capo. Noi dobbiamo avere la capacità, però qua dobbiamo prenderci gli impegni come politica, non possiamo dire che è la colpa degli altri, i legislatori siamo noi, cioè noi che dobbiamo intervenire e dove c'è necessità e dove c'è la volontà di fare. Ecco, credo che la politica deve perdere quell'abitudine di avere sempre il nuovo, perché si perde anche l'esperienza, ma deve avere la capacità di vedere quelle che sono le possibilità che ogni amministrazione può mettere in campo e andare avanti, e non aspettare sempre che ci sia il risolutore. No, dobbiamo risolvere tutti quanti assieme, perciò credo che il futuro fuori da questa pandemia ci chiederà proprio questo, cioè ci chiederà l'impegno. Allora, ci fermiamo prima della pubblicità, così visto che si è alzato Borino, mi sa che fa un po' freddo qui dentro adesso, no? Va bene stare con la finestra aperta però, un passaggio, ripartiamo da qui subito dopo. Vi faccio vedere poi i dati del bilancio del comune presentato e che effetto ha avuto in termini di soldini in conteggio che ha fatto oggi Marco Stabile. Che danno c'è stato anche per le casse comunali dalla pandemia. Subito dopo la pubblicità, tra poco. Il bilancio del comune di Trieste tiene nonostante il prezzo pagato a causa del lockdown, quasi 18 milioni di euro di minori incassi, in cui la parte del leone la fanno i minori introiti dai dividendi delle società partecipate, quasi 14 milioni in meno, ma pesano anche i mancati incassi da sanzioni, multe, stalli blu, deor e minori incassi dall'addizionale IRPEF e dalla Tari, un documento economico di previsione, quello 2021-2023, che pareggia a quota 711 milioni di euro, con un contemporaneo significativo abbattimento del debito passato nell'ultima amministrazione di Piazza da 142 milioni di esposizione a poco meno di 88, un bilancio pur pervaso da spese extra per il Covid e grande sforzo nel sociale che arriva per l'analisi delle circoscrizioni e le successive osservazioni ai primi di marzo con l'obiettivo di andare ad approvazione in consiglio comunale a fine mese. Ma diciamo che questo è un bilancio che in una situazione normale già sarebbe un bel risultato portarlo entro fine marzo, in una situazione di pandemia e di emergenza come questo direi che è un obiettivo veramente enorme che stiamo raggiungendo e che permetterà, come dicevi, di toglierci dalla gestione, dall'esercizio provvisorio e poter mettere la macchina comunale con un motore al 100% della sua potenza e delle sue potenzialità, quindi anche per affrontare i prossimi mesi che saranno comunque di emergenza. A fare la parte del leone nel bilancio comunale il piano delle opere da oltre 130 milioni che grazie all'approvazione in tempi brevi permetterà, secondo il parere della maggioranza, la gestione delle finanze in modo ordinario in dodicesimi, provvedendo anche ad ulteriori stanziamenti ad hoc in parte corrente per nuovi interventi. Vedremo a breve i famosi cantieri di galleria Piazza Foraggi, che soprattutto vedrà finalmente l'avvio Roiano, ma ci sono tantissime altre opere che sono preventivate sul 2021 e coperte da effettivi meccanismi di entrata da parte del bilancio del Comune di Trieste, per cui vedremo finalmente partire anche altre opere per il 2021. In attesa di nuove risorse nazionali e regionali che potrebbero portare a un abbattimento extra della spesa tributaria, la Giunta Comunale ha deciso di posticipare da aprile a settembre il pagamento della prima rata della Tari. Questo anche per permetterci di poter attendere, come è successo l'anno scorso, importanti trasferimenti da parte dello Stato e soprattutto da parte della Regione per poter intervenire questa volta anche sia dal punto di vista della Tari per le utenze non domestiche, quindi parliamo di aziende, ma vorremmo anche fare qualcosa per quanto riguarda le utenze domestiche, quindi i cittadini normali. Allora, così sul fronte del bilancio, tema anticipato in questi giorni da Tele4, ma prima di sentire gli ospiti qua so che Daniele si voleva aggiungere una cosa. De Colle, mi dice lei invece una valutazione, avete fatto anche voi un calcolo del danno creato alle casse del comune dalla pandemia? Prego.
Mi prendi preparato, credo che Mariucci sarà molto più esperto in questo campo. Io le do soltanto un dato. Noi l'altro anno di questi tempi avevamo appena chiuso il Carnevale in maniera rapida, con 2 giorni in meno. E c'era una perdita secca di incassi da parte dei locali degli esercizi pubblici di 160.000 euro. Quest'anno è stata dura e sarà sempre così, se noi alla fine non riusciamo a mettere in campo quelle che sono le forze che dobbiamo mettere, che sono da fare i vaccini. Cioè io non riesco a capire, cioè ogni tanto veramente me lo chiedo, perché noi non riusciamo a gestire bene l'emergenza. Nell'emergenza siamo bravissimi, dopo abbiamo una capacità di andare a ingolfarci in certi labirinti burocratici e alla fine non ce la facciamo. Cioè io credo che i ragazzi che non riescono ad andare a scuola, le persone che devono rimanere a casa, cioè questo smart working, che dopo alla fine non è un vero smart working, è un lavoro a distanza. Cioè dobbiamo dire le cose abbastanza come stanno, dobbiamo dire che se noi non riusciamo a mettere mano a quelle che sono le priorità, al di là del bilancio, noi rischiamo veramente di avere una società compressa, che avrà dei reali problemi di rapportarsi con le istituzioni. Noi dobbiamo fare in modo che si riavvicini il rapporto tra cittadino e istituzione, che in questo momento è molto molto distante. In questo momento è distante tutto, tra l'altro, vero? Mariucci, cosa? Sì, in discussione bilancio noi, tutta l'opposizione ha fatto le proprie osservazioni, non ovviamente sulle partite di entrata, soprattutto l'entrata corrente, che sono diminuite, che sono andate in diminuzione, ma sull'opportunità di spesa di certe poste di bilancio. Abbiamo visto che l'elenco anche delle opere pubbliche è un elenco che ne risente molto, ma è normale, il decollo è normale, non è un attacco politico. È molto difficile fare i funzionari di ragioneria nei comuni in questo periodo, quindi il mio applauso va a loro. È difficile soprattutto amministrare. Mi rilascio a quello che diceva l'assessore, non condividiamo le scelte di spesa. Adesso dovremmo fare una trasmissione a Verino solo su quello, per quanto riguarda... Sì, ma infatti non voglio... Pubbliche, eccetera. Poi anche perché confondiamo i telespettatori tra Trieste e Muggia. Rileviamo che è questo il momento in cui capiamo qual è l'importanza di spendere un euro, ogni euro speso, che venga speso bene, perché non è più ripetibile quell'euro in questo periodo. Certo, ma gli assembramenti non sono vietati, perché venerdì sera come oggi e sabato sera si trovano tante persone a San Giusto. La domanda: ma c'è qualcuno che controlla? Beh, diciamo che abbiamo aperto la puntata di questa sera con un'intervista al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Richetti, e Nicolo Giraldi di Trieste Prima ci ha detto una notizia del blitz, definiamolo così, controllo delle forze dell'ordine, in pari polizia, appunto, dove era Piazzetta Barbacan, giusto? Sì, Piazzetta Barbacan, e dove sono state levate diverse multe, pare, appunto, quindi anche ai gestori dei locali, perché forse aperti un po' di più, troppi assembramenti. So, domani lo racconteremo nel telegiornale, questa sera abbiamo anticipato così. Daniele, si vuole aggiungere cosa prima? Sì, prima si parlava del super bonus. Sì. Mi interessava puntualizzare una cosa di cui non parla nessuno, cioè qual è lo scopo del super bonus? Qual è l'obiettivo? A prescindere dal fatto che rilancia il mercato dell'edilizia, l'obiettivo del super bonus è quello di innalzare la qualità dell'edificio. Qualità, esattamente. E quindi portare l'Italia verso un risparmio energetico, verso la diminuzione degli sprechi, no? Delle dispersioni, migliorare l'edificato in modo da far fare un salto di qualità. E quindi è normale che si richieda, perché questo è lo scopo, che non ci siano ponti termici, che i lavori siano fatti a regola d'arte, che ci sia il salto di due categorie, se non sbaglio, energetiche, perché lo scopo della norma è proprio questo, no? Allora, tutte le polemiche che poi si buttano sul fuoco perché il signore non riesce a fare casa sua perché non, per mille ragioni, lasciano il tempo che trovano, no? Bisogna partire da quello che è lo scopo della norma.
Però snellire tutte le pratiche, Elena, scusami, sarebbe fondamentale, necessario. Io ho capito che ci sono varie problematiche, perché ci sono privati, professionisti, esatto, per esempio banche o realtà economiche che sono paralizzate dal Superbonus, perché tra elementi che trainano il Superbonus, elementi che vengono trainati nei lavori di rifacimento, c'è un marimagnum di normative da per un intervento anche di un privato in una casa, avranno una quindicina di... No, ma infatti questo è problema. È un problema. Anche gli documenti, se tecnicamente manca qualcosa, qualche riferimento... Cioè io, perché chiedevo al geometra de Colle collegato, appunto, come dicevamo, no? Perché... perché ragazzi miei, alla fine siamo tutti qua che aspettiamo questo super bonus, occasione pazzesca, abbiamo detto mille volte, bellissimo, ho detto anche al ministro Patuanelli, bravo su questo, cioè, però il problema è che dopo sono lì, mille carte, e alla fine è tutto fermo, ancora non c'è una pratica autorizzata. Anche gli uffici comunali sono intasati perché devono rilasciare le... Esattamente, neanche a Trieste, anche cioè sono pochissime le pratiche già approvate in Italia, dopodiché sono tutti pronti, però adesso non voglio fare, diciamo, una serata sul super bonus, per quanto interessante ne parliamo spesso anche con chi si occupa del mondo immobiliare. Vi faccio vedere, guarda, il cavallo di battaglia che immaginerà adesso il tema qual è, però interviene su questo anche Franco Bandelli, vediamo. La progettualità della ricostruzione dell'acqua marina, là dove si trova, con i distinguo che oggi abbiamo ben precisato nella conferenza stampa, così come gli interventi all'interno del Porto Vecchio, non possono non essere motivo di campagna elettorale. Franco Bandelli, candidato sindaco di Futura, lo dice, quello della piscina terapeutica è argomento di campagna elettorale, non soltanto perché più o meno indirettamente si inserisce nel discorso più ampio che riguarda il Porto Vecchio. Di fatto, secondo il Movimento, la vicenda, iniziata poco più di un anno fa, presenta una serie di contraddizioni che Futura oggi ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa. Perché il Comune non ha chiesto il dissequestro della struttura crollata nel luglio del 2019? Perché il Comune ha deciso di investire fondi pubblici per riqualificarla dopo aver escluso tale passaggio? Forse, si chiede Futura, perché allo scadere del termine della concessione trentennale l'immobile deve essere restituito perfettamente funzionante? E perché il Comune non ha fatto richiesta per la proroga della concessione? Come mai il progetto del Porto Vecchio, quello sociale, verificato dalle associazioni, è stato cassato? Perché le associazioni non vengono convocate per prenderne visione? Perché la Regione non ha tutt'oggi stanziato un euro per acqua marina, eppur avendo stanziato una cifra notevole per il Porto Vecchio, non ha stanziato un euro per il progetto nuovo? Perché il sindaco non ha insistito nella richiesta di un finanziamento presso il credito sportivo? Troppe incongruenze, troppe anomalie, troppi mesi passati senza alla fine dare soprattutto risposte a quelle associazioni, a quel mondo dell'associazionismo che si batte da tempo per la ricostruzione in tempi veloci e in tempi soprattutto accettabili nei confronti di famiglie che hanno all'interno problemi con figli che sono portatori di handicap e che di quella piscina hanno bisogno come l'aria. Cosa c'è? Perché no? Si aggiunge un problema, tra l'altro, ad acqua marina. Non si va da nessuna parte, dal mio punto di vista, con le domande perché. Vi pongono dei quesiti. Lui chiede perché. Noi come Comune abbiamo stanziato adesso nel piano delle opere 2 milioni per il rifacimento del tetto della piscina terapeutica. Questi sono dati concreti, sono fondi certi, arriveranno tramite un mutuo che poi verrà girocontato con lo smobilizzo degli importi vincolati in sede di bilancio, quindi il Comune, diciamo, può pagare direttamente di tasca propria il rifacimento delle strutture. Questi sono dati certi, dati reali, sono stati messi in bilancio di previsione 2 milioni per il rifacimento del tetto della piscina terapeutica di Campo Marzio. Il Comune non è che può andare dalle autorità giudiziarie e dire sbloccate, fateci entrare, dissequestrate la piscina. Allora il signor Bandelli, pregherei il signor Bandelli di essere un attimino più preciso, di non attaccare strumentalmente in questo modo l'amministrazione. Cioè. Perché l'amministrazione comunale non chiede il dissequestro della piscina? Ma che discorsi sono? Che potere ha un sindaco, un'amministrazione comunale andare dal giudice e a dire giudice ascolta, dissequestra la piscina perché dobbiamo ricostruirla? Queste sono dichiarazioni, scale, secondo me, strumentali, assolute. Pieno di ragazzini a bere e fumare. Purtroppo la questione è tutta lì, non è che possiamo imporre all'autorità giudiziaria di dissequestrare, se è sotto sequestro un motivo ci sarà ancora, no? Però ruota tutto attorno a quello o no? O non soltanto? Ma allora,
Partiamo dal problema e dalle potenziali soluzioni. Il problema è il servizio che l'acquamarina dava a una determinata utenza e che non è sostituibile con altre piscine, no? La potenziale soluzione è quella di cercare delle altre possibilità per soddisfare la richiesta. Nel frattempo che l'autorità giudiziaria decide di sequestro dell'immobile e nel frattempo che si reperiscono i soldi per rimetterlo in funzione, visto che bisognerà riconsegnarlo all'autorità portuale funzionante. Questo è un dato di fatto. E qui manchiamo, nel senso che soluzioni alternative non mi risulta siano state esplorate. Noi qualche piccola proposta l'avevamo fatta, ma anche l'utilizzo dei bagni pubblici vicino alla stazione, che hanno delle vasche abbastanza grandi, sono in condizioni accettabili e potevano essere velocemente riattati per fare almeno alcuni tipi di terapie in acqua. Però sulla piscina Bianchi invece, come lì abbiamo capito diverso, che non si poteva fare, no? Lei dice vicino alla stazione i bagni pubblici. Ma c'era qualche piccola soluzione, c'era qualche proposta che non avrebbe risolto in toto il problema, ma che forse avrebbe potuto alleviare una parte delle problematiche che veniva posta dall'utenza dell'acqua marina, no? È qui che siamo mancati, perché è vero, se l'immobile è sequestrato, poco può fare il comune. Però la ricerca della soluzione... Ma l'abbiamo fatto in Porto Vecchio, quel progetto della nuova struttura acquamarina terapeutica più sistema wellness con la finanza di progetto aiutati dai privati, perché il comune da solo non potrebbe far carico di un importo tale. Quindi c'è stata... Allora, volendo, abbiamo messo 2 milioni di stanziamento per il rifacimento del tetto in Campo Marzio, progetto della nuova piscina terapeutica più wellness, quindi ricreativa, ludica, perché il privato ovviamente deve rientrare dei soldi investiti, però le persone che avranno bisogno delle cure terapeutiche, sia nella piscina di Campo Marzio che nella piscina di Porto Vecchio, avranno la loro accessibilità alle cure terapeutiche. Quando l'avranno saranno molto contenti, però per ma ho capito, ma i tempi sono quelli, ma i tempi sono quelli, non è che si fa un progetto e si costruisce una piscina in 2 mesi. Il Porto Vecchio adesso si sta sbloccando, finalmente sarà data risposta anche alle esigenze. Sì, stiamo sì, facendo un lavoro, ma voi non vi rendete conto che questa amministrazione, io non voglio adesso parlare, perché ovviamente essendo della maggioranza di questo comune, ovviamente non pensate che porto l'acqua al mio mulino. No. Cioè, no, non porto l'acqua al mio mulino, dico le cose come sono, dico le cose veramente come stanno. Si è sbloccato, ieri è stato fatto la firma dell'accordo di programma. Ma scusa, cos'è che lo bloccava? Ma in che senso? Cioè, si è sbloccato Porto Vecchio. Cosa bloccava Porto Vecchio? E bloccava dalla smalizzazione, dall'emendamento che ha fatto. Cioè, la nascita il di questo consorzio, dice Danieli. Nel 2019 abbiamo adottato la variante del piano regolatore del Porto Vecchio. Ci sono voluti le tempistiche. Ripartiamo sempre il discorso della burocrazia. È soprattutto colpa degli altri. Scusa, sono 2 anni. Ma non è colpa degli altri, sono tempi tecnici. Adesso è stato effettuato l'accordo di programma, ci sono state le firme. Regione, Comune, Autorità Portuale. Adesso in Consiglio Comunale voteremo l'approvazione definitiva della variante del piano regolatore del porto, con la creazione della nuova società Ursus, che è quella che dovrà mettere sul mercato e farsi promotrice ai vari investitori che vogliono investire in Porto Vecchio, ci farà promotrice e quindi farà delle azioni di pubblicità, chiamiamole così, per sponsorizzare le potenzialità del Porto Vecchio. Sì, e questa società di gestione Ursus, che sarà a maggioranza con quote del comune, perché il comune avrà la maggioranza, quindi decideremo noi, deciderà l'amministrazione comunale sul da farsi, e secondo me questo è un fatto storico importantissimo per la città di Trieste. Sì, quanti anni parliamo del Porto Vecchio? Finalmente, allora, con l'aiuto e collaborazione di tutti, siamo giunti al risultato, sì, come per il tram che parlavo prima. Però, è inutile, questi sono i dati, mi dispiace, cosa. Ma sì, infatti, i dati sono questi. 4 anni fa c'erano almeno tre, di mia conoscenza, cordate di imprenditori pronti ad acquisire i magazzini del Porto Vecchio e investire. Sì. 3. Non c'era bisogno di fare il consorzio, la società, eccetera. Erano lì ed erano pronti ad investire. Scusa, abbiamo perso essere... 3 anni. Ma non Mariucci, aspetti, perdonatemi. Allora, se si hanno le idee chiare,
bisogna stendere un programma, fare una pianificazione e poi se si vogliono fare le cose bene ci vuole tempo. Perché dire c'erano pronti 3-4 imprenditori. No, tre cordate. Tre cordate ad investire, ma ad investire per che cosa? E con quali documenti urbanistici? Detto, Di Piazza ha detto una cosa bellissima, Di Piazza, credo l'altro giorno, ha detto ieri, ha detto prima potevamo, ad un investitore che si presentava in Porto Vecchio, portavamo le nostre aspettative. Adesso portiamo gli strumenti per arrivare in Porto Vecchio e per investire in Porto Vecchio. Poi Federica ha detto un'altra cosa molto bella, che ha un valore economico che pochi hanno capito. Se non è il pubblico il primo ad investire, il primo a credere in questa operazione, sì, poi l'imprenditore privato non arriva. Sì. Signori, in economia, che uno abbia letto Caffè o no, faccio una battuta, no? Oppure che sia keynesiano o meno, è la spesa pubblica, l'intervento pubblico, quello che apri pista, no? L'ha detto ieri sera di nuovo Federica Aringa in un'intervista, sì, è vero, cioè nel senso lui dice là noi ci mettiamo il nostro piede in modo da trainare poi altri e generare il conto economico per l'urbanizzazione. Ci sono state tante idee anche precedentemente, anche alcune belle, anche naufragate, adesso non sto qui a entrare nei particolari, però ho detto una cosa, chi vorrà intervenire con gli strumenti urbanistici che abbiamo, con la realtà consortile che sarà da ambassador e con il protocollo che c'è, arriverà qui, investirà e realizzerà le opere. De Colle, me la dice lei una cosa su Porto Vecchio, cioè quella famosa società di gestione, no, che aveva più volte chiesto e auspicato Francesco Russo. Francesco Russo, ma credo che Porto Vecchio sia l'emblema della situazione in cui ci troviamo. Porto Vecchio deve essere un volano, tutti quanti lo richiamano, tutti quanti aspettano che là succeda qualcosa che ci tolga fuori dai pasticci. Credo che anche qua non possiamo soltanto pensare che qualcosa succederà, dobbiamo far sì che qualcosa succeda. Io non so se è la cordata, se è un investitore, io so soltanto che ci vogliono investitori, perché altrimenti bisogna trovare per le opere pubbliche dei benefattori, che non ce ne sono molti in giro. E soprattutto agli investitori non si deve sempre tarpare le ali su qualsiasi possibilità che hanno, con loro va ragionato. La politica deve ritrovare quello che è il suo spazio, cioè fatto il piano regolatore, la politica passa in una situazione di controllo, ma non di gestione del privato. Deve essere capace di controllare più che di gestire il privato. Allora, intanto voglio salutarvi e ringraziarvi. Grazie a Stefano De Colle, grazie a Andrea Mariucci, grazie a Radame Serazza e grazie a Elena Danielis. Ora ci fermiamo per pochi istanti, poi ricominciamo, come avevo detto, con il presidente della Caritas, Don Sandro Amodeo, e Marco Liotta, responsabile dell'ufficio progetti della Caritas, proprio per affrontare il tema delle nuove povertà, delle difficoltà. Non politici a spiegare di usare la mascherina. Sì, beh, insomma, mi sembra che i politici e i medici siano spesso ospiti. Tra l'altro ho visto prima un SMS che i politici non prendono il Covid. Insomma, forse non leggete i casi continui e frequenti, insomma, mi dispiace poi perché si dà della dietrologia anche su questo. Subito dopo la pubblicità, quindi le nuove povertà con un boom poi a Trieste in particolar modo. A tra poco. Allora, come anticipato, in questa parte siamo insieme a Don Alessandro Amodeo, che saluto e ringrazio, presidente della Caritas. Grazie. Buonasera. Grazie a Don Sandro. Insieme a lui c'è Marco Aliotta, responsabile dei progetti, l'ufficio progetti della Caritas. E partiamo da quello che abbiamo visto e ascoltato dalle sue parole ieri, impressionante. Insomma, lo diciamo da tanto tempo. Però con quei numeri, con quel racconto che lei ha fatto al nostro Marco Stabile, insomma, oggi c'è anche sui giornali il racconto di 1 milione di poveri in più secondo i dati Istat nel nostro paese, poi li citeremo, insomma si sale dal 7,7% di indigenti a 9,5% della popolazione, quindi 7,4 milioni di indigenti nel nostro paese. È chiaro che è legato anche all'emergenza che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto in questo anno. Allora, Don Sandro, qual è il quadro? Cosa possiamo dire? Ma intanto il quadro ci è dato dai dati della Caritas, che
viene riscontrata come un ente certamente accreditato nell'analisi delle povertà, certo, e nell'analisi anche di un'analisi sociologica così di riferimento per questi anni. Penso anche a, non ultimo, il discorso di insediamento del presidente Draghi, ha citato i dati della Caritas, ecco, una, forse una delle uniche volte che veniamo citati in questo modo così puntuale. Facendo da questo macro, andando più verso così, facendo un focus sulla nostra città, i dati onestamente non sono confortanti, perché sono aumentati i poveri, come già dicevo, e sono aumentati, è aumentato il volume di aiuti, ma la cosa che forse più ci spaventa è la qualità e il tipo di povertà che sono aumentate. E come ho avuto modo di osservare, le povertà che toccano oggi le persone sono molto comuni: l'affitto, le spese per le utenze, le bollette, le spese, cioè, le mediche, l'inizio della scuola. Di ogni giorno, esatto, no? Esatto. Sì. Quindi voglio arrivare, voglio proprio dire questo, no? Quindi, mentre una volta una famiglia media in qualche modo ci riusciva e le cose pratiche facevano parte della quotidianità, oggi queste cose pratiche rimangono tali, ma non sono più così immediate. D'altro canto, dobbiamo certamente fare riferimento al periodo del Covid e quanto è accaduto e quante cose si sono fermate. La Chiesa di Trieste ha affrontato tanti di questi settori, di queste povertà, e non dobbiamo dimenticare un settore che con un certo coraggio anche l'Arcivescovo ha affrontato in una sua omelia, ed è il settore delle persone che lavorano a giornata. Noi non dobbiamo mai dimenticare che tutte le persone che lavorano nelle case, che lavorano a servizio, che fanno servizi alle persone, agli anziani, nelle pulizie, queste persone, non potendo più entrare nelle case, hanno completamente perso il loro reddito. Ah, certo. Quindi, certo, c'è una fascia discretamente nascosta, perché, se posso dire. Esatto, è nascosta in qualche maniera, certo, perché si ha più paura di far entrare una persona in casa propria, esatto, si rinuncia a quel servizio. E d'altro canto però le persone rinunciano ad un reddito che avevano con una certa continuità e una certa sicurezza. Quindi emergono delle criticità che forse prima non erano né così evidenti né così pesanti. Mentre oggi ci troviamo di fronte a persone che letteralmente non legano il pranzo con la cena, e questo è uno dei dati più sconfortanti rispetto a quello che stiamo affrontando. Ecco. Prima di sentire anche Marco Aliotta, lui mi ha detto di fatto raddoppiati. Cioè, questo parametro. Sono italiani, no? Ci sono triestini. Questo, allora, questo, posso, dico bene? Sì, sì. Questo è un parametro molto, molto interessante, che desidero affrontare anche con una certa chiarezza. Quando diamo un dato sulla, ad esempio sulla povertà, non è che spariamo a caso un, esatto, numero, certo, o per fare il botto diciamo qualcosa. Io ho un elemento molto concreto ed è l'accesso ad un fondo che è stato istituito dall'Arcivescovo in memoria di Monsignor Ravignani. Infatti il fondo si chiama Fondo Monsignor Ravignani. Questo fondo prima non esisteva ed è stato istituito nel mese di giugno, perché Monsignor Ravignani è mancato in maggio. È stato istituito con un fondo di dotazione dato dall'Arcivescovo e poi alimentato da alcune offerte. Bene, se noi guardiamo una media che potrebbe essere sui 100-110 mila euro di presenza di questo fondo, come già ho detto nell'intervista di ieri, direi che 97-98 mila euro sono stati pagati per bollette. Quindi famiglie che non riuscivano a pagare. Famiglie che non riescono a pagare la quotidianità. Bollette intendo Hera, Acegas, Ater, finanziarie, intendo servizi nel senso di utenze. Oggi ci sono centinaia di proposte, anche a volte sono un po' degli specchietti per le allodole, di finanziamenti più convenienti, sì, rateizzazioni, certo, esatto. Certo. Per cui come si, approfitto di questa occasione per dire come si accede al fondo Ravignani.
Al fondo Ravignani c'è un controllo, ovviamente, esattamente, nel senso che non è che esattamente può chiamare perché deve essere certificata la difficoltà. Insomma. Esatto, tra l'altro io sono soltanto l'amministratore di questo fondo, c'è una commissione fatta da 4 parroci che vaglia ogni richiesta che perviene a questo fondo. E le richieste inizialmente vengono attraverso o il nostro centro di ascolto o attraverso le parrocchie della città. E quindi c'è una forma di, uso questa parola non felice, c'è una forma di controllo, ma un controllo che vuole essere fatto perciò che venga equamente distribuita questa risorsa. Credo che saremo d'accordo se pensiamo che non sarebbe giusto che alcune persone prendessero, non so, 3 volte il beneficio o prendessero un beneficio da 3 enti diversi. Allora c'è quella che si chiama la rete, una rete sul territorio fatta attraverso gli altri enti, attraverso la Caritas, attraverso altre strutture che ci permette di verificare se queste persone sono già in carico o meno ad altri enti per essere aiutate. In un'intervista ieri ha detto che erano famiglie che se la cavavano e oggi sopravvivono, sì, che è ben diverso. Purtroppo devo confermare questo quanto ho detto con una sottolineatura, innanzitutto una sottolineatura cristiana. Dio ci chiama a vivere la nostra vita, non a sopravvivere nella nostra esistenza. Questa è la prima cosa. E invece la sottolineatura civile è che esiste una dignità delle cose, delle persone, una dignità della famiglia, una dignità del modo di vivere. E questa dignità oggi è lesa. È lesa perché le persone che non hanno più il lavoro, o penso a situazioni più immediate, le persone che vedono negarsi il lavoro nell'arco di 2-3 giorni, come sta accadendo. Noi parliamo molto dei ristoratori, la categoria certamente più colpita in assoluto, ma dietro ai ristoratori dobbiamo pensare ai camerieri, ai cuochi, ai generici di cucina, ai lavapiatti, ai camerieri che sono presi. Ce ne sono anche tra quelli che hanno fatto richiesta alla Caritas in questi mesi? Abbiamo avuto anche questo tipo di utenza. Penso ai stagionali, ecco, certo. No? Già l'anno scorso hanno perso uno che fa lo stagionale e che non può far fronte o basarsi su questo rendimento, mesi, esattamente, no? Che servono per tutto l'anno e serve per tutto l'anno e gli manca. In media ci sono, ecco, ad esempio il cameriere che può lavorare d'estate in una gelateria, in una pizzeria, ed inverno in teoria avrebbe dovuto lavorare o in montagna o in un rifugio da qualche parte, ecco, io ne conosco diversi, non hanno lavoro fisicamente. Quindi la situazione è molto anche sottile, perché io penso sempre che cosa significa, ecco, oggi abbiamo saputo che la settimana prossima saremo in zona arancione, una decisione certamente difficile presa dal nostro presidente della regione, certamente vagliata, certamente pensata. Sì, diciamo, però oggi più che altro è arrivata l'ufficialità del fatto, esatto, che il governo, che sì, noi abbiamo diviso in due la regione, no? Con Federica l'ordinanza, certo, che citava adesso Don Sandro Amodeo, oggi è arrivato il segnale che la regione Friuli Venezia Giulia, come il vicino Veneto, passerà in arancione in base, ecco, pensiamo, al monitoraggio di Roma. Pensiamo, sì, a chi si aspettava di lavorare lunedì, oggi, esatto, è giovedì pomeriggio, e che cosa significa per le prossime 2 settimane sapere di non ricevere lo stipendio. Esatto. Non penso che ci lasci indifferenti, no? Per cui non voglio dire che ci stiamo abituando a questo modo di vivere, perché non ci possiamo abituare a questo modo di vivere. Però nello stesso tempo dobbiamo affrontarlo, questo è sicuro. Ecco, Rezza dice, no, Brusaferro, ora il contagio è soprattutto a livello familiare, decrescono per fortuna i focolai nell'RSA, ma in alcuni ospedali ancora c'è qualche problema, è il motivo per cui sono stati vaccinati prima, come ricorderete, medici, operatori sanitari, degenti delle case di riposo. C'è una progressiva e rapida diffusione del virus, dice ancora il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e bisogna fare interventi radicali e tempestivi contro le varianti. Ma, certamente, non, senza voler travalicare in altri ambiti, le scelte che sono state fatte sono scelte assolutamente opportune, esemplari, e certamente mi sembra che
la Regione si stia impegnando al massimo per poter affrontare questa situazione con grande diciamo puntualità nell'osservare il fenomeno e nel prendere le decisioni che indubbiamente sono decisioni difficili. Per cui mi sembra che ci sia comunque un andamento molto molto buono e molto serio anche di come viene affrontata questa vicenda. Anche se c'è un po' di sole, ma non basta, porta la luce, siamo sempre con la finestra aperta, non vediamo l'ora che arrivi il caldo. No? È pericoloso per i triestini che sono matti per il sole e per il mare, come vedono un raggio di sole si catapultano a Barcola. Basta che faccia bene sto sole. E chi non lo farebbe? Allora, Marco Liotto, quali sono i progetti? Quindi lei appunto responsabile dell'ufficio progetti, che cosa si è messo in campo? Abbiamo citato il fondo Ravignani, a me interessa molto, è quello che vi ho chiesto anche prima all'inizio di questa chiacchierata, che chi ci segue da casa ha ben chiaro come sia questa la difficoltà adesso, perché magari non tocca tutti noi, no? Però si sta allargando questa fase e abbiamo la preoccupazione dello stop e il blocco dei licenziamenti, cioè tutte quelle cose che abbiamo all'orizzonte che ci preoccupano fortemente. L'emergenza è vaccinare le persone, va bene, questo lo sappiamo, ma quella dell'emergenza dei soldini, delle famiglie che sono in difficoltà, di chi è solo. Tra l'altro ho visto, letto dai dati nazionali, che le famiglie con minorenni, le famiglie con qualche figlio diciottenne, addirittura maggiorenne, sono quelle che soffrono ancora di più rispetto alla quota che vi ho citato poco fa, perché le indigenti con minori sono 11,6%, le indigenti con figli maggiorenni sono il 13,6%, sono cifre pazzesche, prego. E a proposito dei dati aggiungerei che l'Italia in generale è tra i paesi europei con più alto tasso di povertà minorile a livello della Romania, quindi anche questo è un elemento molto importante. I dati sono fondamentali e poi dirò qualcosa sui progetti, perché è da lì che partiamo per cercare in maniera oggettiva di mettere in campo delle azioni che rispondano proprio alle problematiche. E allora anche in questi mesi abbiamo cercato di lavorare attraverso il nostro osservatorio con dei cosiddetti flash report emergenza Covid, quindi di mese in mese da marzo del 2020. Per dare il termometro della situazione, quindi immediata. Abbiamo comparato mese per mese, in questo caso il 2019 con il 2020, e abbiamo visto che circa il 35% di persone in più si sono rivolte a tutti i nostri servizi, che per capirsi nel mese di maggior picco, che è stato maggio, sono state 1900, circa 1900 persone contro le 1400 del maggio 2019, quindi un 35% in più di persone. Tenete in considerazione che queste persone sono persone, diciamo così, che risiedono nel nostro territorio, quindi chiamiamoli i triestini. Sono persone che si sono avvicinate ai servizi Caritas nel maggio del 2020. Nel maggio 2020 con questo aumento del 35%. Siccome spesso c'è la polemica sui richiedenti asilo, certo. Di questi 1900 persone, 200 sono richiedenti asilo, quindi le altre 1700 persone sono persone del nostro territorio che si trovano ad affrontare vari problemi. Quali sono questi problemi e quali sono le risposte che diamo? Innanzitutto, cioè, alle 8, per capirci, questi 200 richiedenti asilo sono i 200 che vengono ospitati tramite Caritas, non che siano nel nostro territorio, già ospitati e fanno richiesta di, non dico pagare la bolletta, sono però le persone, per essere chiaro, ecco. Sono le persone ospitate dai servizi Caritas, perfetto. Perché appunto accogliamo 200 richiedenti asilo, però appunto diamo risposte dentro i nostri servizi a 1700 persone che non sono richiedenti asilo. Cosa chiedono le persone e quindi come cerchiamo di rispondere? Innanzitutto i bisogni primari. Sono esplose le richieste di accesso all'Emporio della Solidarietà, che è il nostro supermercato solidale, dove si può andare a fare la spesa con una card appunti. E nel periodo del lockdown più duro c'è stato il servizio che oggi tutti chiamano di delivery, cioè portavamo la spesa a casa perché le persone non potevano muoversi, e lì c'è stata appunto, come dicevo, un'esplosione di richieste, quindi il bisogno primario. Don Sandro diceva prima, perdita del lavoro, difficoltà a rispondere, poi la cosiddetta mettere assieme il pranzo con la cena, no? E quindi l'emporio effettivamente è esploso. Un altro tema importante, un po' sottovalutato, comincia a parlarsene, è quella che noi chiamiamo la pandemia psicologica. Molte persone cominciano ad avere situazioni di depressione, senso di isolamento,
Per questo è stato importante tutto il lavoro di ascolto dentro alcuni servizi come il centro d'ascolto, ma anche attraverso l'attivazione di un numero verde che noi abbiamo attivato nell'ottobre del 2020 e che vede una serie di volontari che sono pronti insomma ad ascoltare a rispondere, a parlare, a fare compagnia, esatto, no? Che è quello che sa. E anche a orientare chi orientare chiama, le posso chiederne. Tra l'altro lo ricordo, il numero verde l'800 629 679. Se chiamate o se cercate sul nostro sito, sui nostri social, saprete anche quali sono gli orari per poter chiamare. Allora, prendete carta e penna che tra poco lo ripetiamo, insomma, per chi può essere utile, no? Così li avvertiamo. Quello che le chiedevo, cioè, chi è che telefona? Anziani, soli? Telefonano tanti anziani, e telefonano diverse persone con situazioni di disagio psichico. E queste sono, diciamo, le due macro categorie di persone che chiamano di più. Molto spesso le telefonate sono molto... Qualche settimana fa, proprio perché anche su questo tema battiamo molto per raccontare cosa sta succedendo, perché sta succedendo un po' a tutti noi, questo bisogna dirlo, cioè non ne possiamo più, cioè siamo vittime di questo clima terrificante. Allora, abbiamo ospitato la responsabile della psichiatria di Trieste, ha detto hanno preso in carico 400 persone in più rispetto al solito, cioè è una crescita dell'oltre 10-11% rispetto all'anno precedente. Quindi c'è questa esigenza, c'è questa problematica molto forte. Prego. Sì, esatto. Poi Don Sandro parlava del Fondo Ravignani che va a rispondere al bisogno di pagamenti di affitti, di utenze, ma assieme al Fondo abbiamo attivato anche altre progettualità che rispondano a questa problematica, proprio perché le richieste sono aumentate e il Fondo da solo non riesce a rispondere, per cui abbiamo all'interno del centro d'ascolto attivato altre progettualità proprio per rispondere a questa problematica. Poi c'è un problema specifico che è quello dell'isolamento fiduciario che ha riguardato subito dall'inizio le persone arrivate dalla rotta balcanica, ma che sta riguardando anche le persone senza dimora che sono nel nostro territorio, per cui abbiamo attivato da dicembre un servizio proprio per non far stare in strada le persone senza dimora. Quindi attraverso, cioè, il senza tetto. In questo momento chi lo segue? Esatto, in questo momento sono due le opzioni. Prima di tutto c'è questo isolamento fiduciario, che sono i 14 giorni all'interno dei quali si fa un monitoraggio della condizione di salute della persona. Questa persona che vive qui abitualmente o che lei dice arriva qui? Persone che normalmente gravitano nel nostro territorio. Quindi lo si contatta e per verificare che stia bene, no? Credo che sia questo il senso, no? Che non abbia contratto il Covid. Rimane in una struttura che abbiamo attivato assieme al Comune di Trieste e si fa un tampone all'inizio e alla fine di questi 14 giorni, dopodiché la persona può accedere al servizio di accoglienza che abbiamo, che sono i 110 posti realizzati in collaborazione con il Comune di Trieste. Don Sandro? Sì, penso sia giusto chiarire un punto su questo argomento. Come il dottor Agliotta ha così evidenziato, che è il seguente: quando si parla di isolamento fiduciario preventivo, non si parla di ammalati, Si parla di persone sane. L'isolamento fiduciario preventivo è una norma disposta da uno dei primi DPCM che prevede che qualsiasi persona che viene dall'estero debba fare un periodo di quarantena. Ora, se c'è e ci saranno sicuro dei medici all'ascolto, sanno molto bene che si parla di quarantena quando la persona è ammalata e si parla di isolamento preventivo quando non lo è. A queste strutture che sono in carico a noi, sia per conto del Comune di Trieste che della Prefettura, sono strutture di isolamento preventivo. Nel caso in cui una persona sia ammalata, viene seguita dalla SUGI. Certo, dal sistema sanitario. Sanitario. Come facciamo queste verifiche? Generalmente le persone fanno due tamponi.
e a questi tamponi sono associati anche tutti gli operatori Caritas che seguono queste strutture. Un tampone in entrata, quando cioè le persone iniziano questo periodo, e un tampone in uscita. Per cui le persone che accedono all'isolamento fiduciario preventivo sono molto monitorate. E anche c'è da dire che prima ho fatto questa divisione perché le persone che vengono dall'estero, quelle che leggiamo sul giornale, che vengono dalla rotta balcanica, quelli che erroneamente vengono chiamati profughi perché sono richiedenti asilo, allora queste persone entrano nel sistema di isolamento preventivo fiduciario gestito dalla prefettura di Trieste. Le persone invece in città, sul territorio, che avrebbero accesso alle nostre strutture in convenzione con il Comune di Trieste, comunque prima di accedere alle nostre strutture fanno anche loro 15 giorni di isolamento fiduciario preventivo presso una struttura in città. Quindi il sistema, lo dico tra le virgolette, è blindato, nel senso che chiunque voglia entrare in una struttura di accoglienza a qualsiasi titolo prima deve fare questo periodo. No, beh, di certo, sicurezza. Perché uno pensa, io non so quanti lo abbiano fatto, però io me lo sono posto in questi mesi, ci sono i servizi sociali, l'ha citati molto bene, c'è il comune, c'è la Caritas, le persone che vivono per strada, no? A volte lo fanno per scelta, l'abbiamo detto tante volte, cioè, sono seguite in qualche maniera, cioè ciclicamente. Allora, intanto. Perché ne sappiamo che possono aver contratto il Covid? Dunque, intanto. Vivono in isolamento, credo, no? Magari anche per propria scelta, però se stanno male, insomma, qualcuno credo, se deve prendere cura. Credo qui sia necessario un po' di chiarezza, è un argomento questo che viene fuori molte volte, no? È evidente che a Trieste certe persone vivono per strada, non per caso, ma vivono per strada, ahimè, in modo stabile. Che cosa intendo dire? Intendo dire che siccome viviamo ancora in un paese libero e non è che noi possiamo andare ad alzare di peso una persona e portarla da qualche parte, questo non lo può fare neanche il 118 e forse a malapena potranno farlo le forze dell'ordine. La persona che vive per strada, se non ha la volontà di accedere ai nostri servizi, non accede. Quante volte sul giornale leggiamo di alcune persone, ad esempio con la bella stagione, che dormono, faccio un esempio, in Piazza Perugino. Dico Piazza Perugino perché sono originario di quella zona Barcola, di Trieste, o a Barcola, o da altre parti. Queste persone che sono da noi contattate, e sono contattate anche, perché bisogna dire la verità, sono contattate anche da altre benemerite associazioni sul territorio, che parlo sul territorio forse capillarmente, sono più forti addirittura della Caritas, perché hanno dei volontari che vanno fisicamente in giro. La Caritas questo non ce l'ha. Noi non abbiamo volontari che vanno in giro per la città, noi abbiamo i nostri volontari nelle nostre strutture. Se lei mi chiede chi è la prima che mi viene in mente, è la comunità di Sant'Egidio, che ha sul territorio delle persone. Ecco, però anche loro non potranno dire niente di più di quello che sto dicendo io, nel senso che possono aiutare le persone in quel modo. In casi estremi possono chiamare l'ambulanza, possono avere dei riferimenti, ma di fatto se non vogliono accedere non accedono. Un aspetto che volevo chiedere poi chi sceglierà di rispondere su questo, uno dopo l'altro, ma insomma immagino più per Don Sandro. Di solito si dice sempre, poi figuriamoci adesso parlando di cosiddetti nuovi poveri in città e non solo, è quella difficoltà di ammettere, no? Che c'è per molti. Questo l'avete visto, l'avete vissuto, c'è un appello che si sente di fare, come dire, in questo momento tutti sono in difficoltà. Allora, la domanda è... Chiedere aiuto non è... La non domanda è perfetta e la questione è molto molto delicata. E anche prima ho parlato di dignità. Dichiararsi povero non è semplice e chiedere aiuto ancora meno. Generalmente perché se una persona chiede aiuto, implicitamente ammette che qualcosa non va e qualcosa forse non è andato nella vita, nelle scelte o qualche passo sbagliato, qualche sfortuna anche naturalmente. Ecco,
Io parlo per la Caritas, ma naturalmente parlo anche per gli altri enti che fanno parte del parco del volontariato sul nostro territorio. È lontano da noi migliaia di miglia il giudizio verso le situazioni che incontriamo. Noi siamo chiamati a giudicare, nel senso che siamo chiamati a valutare le situazioni per capirci qualcosa. Uh-huh. E per trovare la migliore strada per accompagnare queste persone. Ecco, Don Sandro, un altro aspetto, poi voglio tornare ad Aliotta, è che si immagina e si spera che quello dell'aiuto sia un percorso, esatto, che ti porta fuori da quella esigenza. Però quest'anno credo che sia stato inverso. Questo, esatto. Attenzione, lo stile della Caritas in sé è proprio questo: vedere, valutare, agire, al fine di trovare un accompagnamento per il quale si possa accompagnare la persona che in un periodo di difficoltà della sua vita trova nella Caritas un accompagnamento per fare certi percorsi, per toccare certi punti e per ritornare a quella che dovrebbe essere una vita, lo dico tra le virgolette, una vita normale. Molto diverso è l'impegno dell'ultimo anno, ma l'ultimo anno ha ribaltato il mondo. Esattamente. Non possiamo fare tanto il paragone sull'ultimo anno, perché l'ultimo anno ci sono capitate delle cose, da un lato dei segni molto importanti, dall'altro, a mio modo di vedere, delle tragedie. Faccio un esempio banalissimo. La Caritas ha ricevuto molte donazioni da parte degli hotel e dei ristoranti che nel primo lockdown si sono trovati a chiudere di colpo l'attività. Se io guardo, abbiamo ricevuto di tutto. Abbiamo ricevuto perfino i kit per riempire i frigoriferi degli hotel. Questi abbiamo ricevuto, penso a una grande donazione, la squadra di pallacanestro della città ha donato l'intero bar del palazzetto dello sport. Certo. Quando è stato chiuso il palazzetto, un gesto altamente encomiabile, ma lo dico con franchezza, non è questo il tipo di donazioni che desideriamo ricevere, nel senso che la motivazione che sta a monte è quella di dire, piuttosto che buttare, mi trovo talmente, esatto, incastrato, cioè, non butto via il cibo, lo do alla Caritas. C'è una difficoltà di queste imprese. Allora io dico, grazie a Dio che queste persone hanno pensato così. Chiaro, non finiremo mai di ringraziarle, ma la motivazione che ha mosso queste persone, che è stata quella di perdere la possibilità di un guadagno, di perdere il lavoro, di perdere un certo giro economico, in sé, esatto. È Marco Liotta, che altri progetti ci sono? Se vuole citare qualche altro dato? Diciamo che noi stiamo già guardando oltre l'emergenza, perché effettivamente questo vuole essere un po' uno sguardo di speranza, no? E quindi, oltre ai servizi, diciamo, più di risposta all'emergenza, facciamo proprio quel lavoro di accompagnamento, anzi direi che non l'abbiamo proprio mai smesso. E i due filoni sono sempre quelli della casa da una parte, e quindi risposta alle emergenze abitative, e dall'altra parte il lavoro sull'inserimento lavorativo, l'attività sull'inserimento lavorativo. Quindi noi stiamo rafforzando sempre più le attività di housing sociale, in particolare con il nostro progetto di Housing First, che abbiamo attivato con il Comune di Trieste, ma anche con tutta una serie di altre progettualità, proprio per dare risposte all'emergenza abitativa. E ci sono delle esperienze significative, interessanti, e che stanno anche in questo periodo pandemico portando le persone fuori da questa emergenza. E penso anche a tanti giovani, perché anche nella nostra città, così come sta emergendo in Italia, tanti giovani si trovano in situazione di precarietà abitativa, se non proprio di senza dimora, e abbiamo accolto nei progetti di Housing First diversi ragazzi tra i 18 e i 22 anni, o da soli, oppure delle mamme giovani con dei figli, e stiamo vedendo già una situazione, diciamo, verso l'autonomia, così come al di là del periodo di lockdown in cui abbiamo dovuto interrompere le attività di inserimento lavorativo attraverso i tirocini formativi, e da maggio in avanti abbiamo ripreso, e con tante aziende del territorio che si ingaggiano, cioè quindi si coinvolgono per prendere nei propri
nelle proprie attività persone fragili o persone che hanno avuto delle difficoltà e riusciamo a fare molti inserimenti lavorativi. La metà delle persone per le quali attiviamo dei tirocini formativi ricevono una seconda offerta di tirocinio dall'azienda e il 20% delle persone ricevono poi invece una proposta di lavoro. Questo per noi, al di là dell'emergenza, è un dato molto molto importante. Senta, l'ultima cosa che volevo chiedere, ma è una curiosità davvero, mi ha citato il dato di maggio 2020 su maggio 2019, posso chiederle perché? Cioè, era la fine della prima fase, tra l'altro, di lockdown vero che abbiamo vissuto, poi è un anno il lockdown, anche se non ce lo vogliamo raccontare, non siamo chiusi in casa più come prima, ma come mai è stato il mese dell'exploit o ha dati? Perché è stato il mese con il picco più alto di persone che abbiamo mai avuto nei nostri servizi, perché avere un mese 1900 persone dentro i nostri servizi è stato un qualcosa che non si era mai verificata nella storia. E da lì in avanti, cioè questi mesi, come è andato? E da lì in avanti abbiamo avuto una lieve flessione, però nel periodo giugno-settembre comunque ci siamo attestati sulle 1700 persone. Caspita, comunque teniamo in considerazione che in questo dato non c'è un monitoraggio che abbiamo fatto sulla rete dei servizi parrocchiali che si sono attivati in maniera più o meno formale, insomma, con volontari da tutta la città, che hanno assistito nel periodo del primo lockdown circa 1900 persone. Quindi, diciamo, oltre alle nostre tra le 1700 e 1900 nel periodo marzo-maggio, ci sono state queste parrocchie che hanno molto aiutato le persone. Io spero abbiate capito, insomma, il tema difficoltà era per quello che volevamo parlare stasera. Ultimo flash, lo sanno? Ultimo cosa? Flash è questo. E nell'ultimo anno noi abbiamo lavorato molto. E non è un mistero che molte attività, anche di volontariato, anche molto nominate, molto famose in città, per alcuni periodi hanno chiuso. Avevano chiuso le loro attività, hanno chiuso qualche mensa, qualche centro di accoglienza è stato chiuso per un certo periodo. Ecco, la Caritas su 47 servizi che ha in moto ogni giorno, ne ha chiusi soltanto due, le docce e l'ambulatorio dentistico. Tutto il resto non si è fermato un giorno, né a pranzo, né a cena, né di notte. E questo viene da merito. E in questo momento, questa sera, Caritas Trieste, la chiesa di Trieste, darà da dormire circa a 460 persone. E non è una medaglia, non è un merito, ma è il segno che la chiesa di Trieste c'è, è presente e lavora. E quanto ha detto Marco Agliotta va proprio di pari passo con questo, con la volontà davvero di costruire qualcosa anche in questi tempi così difficili. Grazie davvero a Don Alessandro Amodeo, presidente della Caritas, e a Marco Liotta, responsabile dell'ufficio dei progetti della Caritas. Grazie. Grazie anche a voi per essere stati con noi. Ci vediamo settimana prossima, giovedì, puntuali alle 21 con Ring. Grazie, buonanotte da Ring. Collaborazione con noi. Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene.